fiscale un axe prioritaire de votre action. Un trasferimento di fondi non già da 600.000 euro ma da 15 milioni di euro. Sarebbe questa la somma che l'ex ministro del bilancio francese Jérôme Cahuzac avrebbe trasferito prima in Svizzera e poi a Singapore. È quanto sostenuto dal giornalista Darius Rochebain della televisione svizzera, secondo il quale più fonti riferirebbero questa cifra. Quando Jérôme Cahuzac ha cercato di lasciare UBS, ha sentito delle banche private ed aveva una somma che si aggirava approssimativamente sui 15 milioni di euro. Una cosa è certa, il minimo per entrare in un sistema bancario come quello di Singapore è molto più alto di 600.000 euro. C'è bisogno di almeno 1 milione di euro, alcuni dicono 2 o 3 milioni di euro. Una cifra che l'avvocato di Cahuzac ha già definito non credibile. Lo scorso 2 aprile Cahuzac ha ammesso, dopo averlo a lungo negato, di detenere un conto in banche estere, uno scossone per il presidente Hollande, che ora potrebbe averne un altrettanto grave. Oggi Libération anticipa un'inchiesta della testata Mediapart, secondo cui anche il ministro degli esteri Laurent Fabius avrebbe scheletri in cassaforte.